Ciao ragazzi e bentornati in un nuovo video. Questo video sarà sui prodotti che utilizzo per truccare gli occhi, quindi matite, ombretti, primer, eyeliner e mascara. Allora, iniziamo dai primer. Ne ho soltanto due, perché dopo che ho provato le Love Stage di Essence mi sono innamorata e ho deciso che non avrei mai più comprato un primer. Questo costa pochissimo. Sui 3 euro costa e ha 4 ml di prodotto per una scadenza di 6 mesi, mentre questo qua di Kiko mi pare che costi sui 7 euro, ha 10 ml di prodotto per 6 mesi alla scadenza, però questo qua è molto più oleoso, va nelle pieghette, non anche da solo. Se io non metto un ombretto, lui comunque va nelle pieghette, cosa che non fa invece la Love Stage. E io ve lo straconsiglio perché comunque costa anche poco ed è un ottimo prodotto. Poi passiamo agli ombretti. L'Incialdina ne ho pochi, perché comunque io ho acquistato la Truce Symphony di Deborah. Fatemi sapere se volete una review su questa Truce. Allora, Essence per gli ombretti ha fatto uscire questa nuova collezione e sono gli ombretti in 3D. Infatti c'è questa parte che è più rialzata rispetto all'altra e sono molto pigmentati, durano 8 ore, naturalmente sempre col primer, io non so quanto possono durare senza primer, perché comunque il primer lo utilizzo sempre, e ci sono in varie colorazioni e devo dire che mi piacciono molto e mi sa che tornerò a comprarne un altro po'. Questo qua è lo 08 Irresistible Vanilla Latte, comunque tutti i numeri, prezzi e li troverete giù nell'info box perché non me li ricordo tutti. E sul blog troverete anche gli swatch degli ombretti, delle matite e basta, delle matite e degli ombretti. Ecco, solo voglio fare lo swatch. Poi, ultimamente ho acquistato un ombretto opaco bianco da Kiko, il 167, che è questo qua. Devo dire che gli ombretti Kiko mi piacciono perché comunque hanno un'ottima tenuta, alcuni sono veramente molto pigmentati, però e ogni tanto li troviamo anche scontati, normalmente costano 5 euro. Per 3 grammi di prodotto hanno una durata di 24 mesi e sinceramente a me piacciono perché hanno un ottimo rapporto qualità-prezzo. Poi, incuriosita dai prodotti della Bottega Verde, ho acquistato questo ombretto, che è un ombretto silk nero, che non scrive tanto sull'occhio, cioè io ve lo faccio vedere così, sembra nerissimo, super nero, super bello, opaco. Ma non è vero, cioè sull'occhio poi alla fine sembra grigio, quindi alla fine, non, contando che costano sui 13 euro, adesso è scontato sui 5 euro online, non so il negozio, non ve lo consiglio. Poi per provare degli ombretti in crema ho comprato gli Stay All Day di Essence, questo qua è lo 01 Copyright. Non mi piace molto la colorazione, come stesura e come tenuta mi piacciono, soprattutto se poi ci metto sopra un ombretto che è con la stessa tonalità è perfetto, è bellissimo, però non mi piace molto il colore perché almeno su di me non mi ispira molto, sembra quasi spento, invece è molto pigmentato con dei riflessi che vanno sul dorato, è carino, però su di me non mi piace. Poi
Quest'anno, sì, l'anno scorso, visto che eravamo andati agli europei, sì, mi pare gli europei, qui a Roma c'erano un sacco di posti dove potevamo andare a vedere la partita e siamo andati al Circo Massimo e praticamente ho deciso di fare un trucco particolare, ho comprato questo ombretto opaco verde, sempre da Kiko. Che devo dire, ho pensato che non avrei mai utilizzato mai più nella mia vita, e invece comunque facendo uno smoky sul verde, non so perché ma mi viene farlo sul verde ogni tanto, mi piace molto perché è a lunga tenuta, è opaco, e per struccarlo ci metto un bel po'. Poi in un pacchetto ho trovato questo bellissimo blu di Deborah con il pennellino. Questo qua è il numero 16 e devo dire che è stupendo. È pigmentatissimo, a lunga durata, ha dei brillantini ma non sono troppi, non sono eccessivi. Lui mi piace, io mi sono innamorata e lo uso, soprattutto se c'è qualche serata particolare. Se devo andare in qualche posto un po' così, giusto per cambiare un po' dal solito trucco da università, che è triste. Poi ci sono due ombretti che sono molto simili perché sono uno il 101, l'altro il 102, sempre di Vivo, perché per le cialdine io compro quelli di Vivo, e sono questi due dorati. Questo è più chiaro e questo è leggermente più scuro. Sulla mia palpebra sembrano uguali. Mi sembra che questo qua me l'aveva dato mia zia, mi sembra. Però devo dire che mi piacciono, li sto usando, infatti hanno la conchetta, poverini. Però anche loro mi piacciono. Poi, come ultimo, c'è questo qua, che è un marrone sempre brillantinato. Non lo so perché. A me piacciono i colori opachi e c'ho tutti gli ombretti shimmer, non è normale come cosa. Questo è il 134 e devo dire che non è male, scrive benissimo, però c'ha troppi brillantini. Non lo so perché, c'ho tutti gli ombretti con i brillantini. Poi all'OVS, tanto tempo fa, ecco, ho acquistato questo duo di NYS, a New York Color, e non sono riuscita a trovare informazioni su questo duo. E sono andata sul sito, non c'era più. I due sono scomparsi, ma comunque penso di averlo pagato più 3-4 euro, non di più. Perché mi ricordo che ho fatto il ragionamento, invece di prendermene uno, ne prendo due. Poi, passando ai mascara, ne ho uno, due, tre. Sono scomparsi 4 5 sono finiti 5, te lo metto dritto, forse è meglio. Allora, vabbè, questo qua lo riconoscete, è la Love Stage di Essence. Io mi sono innamorata di questo mascara, lo utilizzo praticamente tutti i giorni, sta tutto il giorno. A struccarlo ci metto una vita, ma perché è vero, a me piace quando ci metto una vita a struccare un mascara, perché vuol dire che sta, è buono, che anche se piove non mi succede niente. Poi questo qua, che è di Deborah, Definitive Volume Curl, non fa niente, cioè non ha nessun effetto sulle ciglia, non dura tutto il giorno, non mi piace. L'ho comprato a Natale insieme all'ombretto di Deborah, ma devo dire che questo mi fa schifo, l'ombretto lo adoro veramente, non lo comprate se lo trovate. Poi mia suocera, la mamma del mio ragazzo, per quest'estate mi ha regalato un cofanetto, diciamo, di Collistar, dove c'era il mascara, che visto che da solo costa 18 euro,
in questa pochettina così carina, dove io ci metto gli ombretti, insieme all'acqua micellare di Collistar, che io amo letteralmente, che ricomprerò in una versione full size. Full size. So più parlare. Ah, questo mascara all'inizio mi piaceva tanto, a parte che adesso non riesco più ad aprirlo. Mi piaceva tanto perché separava le ciglia, le rendeva belle, per struccarlo ci mettevo poco, però ultimamente ho notato che quando uso questo mascara, a parte che le ciglia mi cascano, cioè io vado a struccare e faccio questo movimento, oppure comunque giro e rigiro con il batuffolino, però comunque mi ritrovo le ciglia nella mano. E poi ho notato che fa i grumi e che comunque non unisce le ciglia tra di loro, cosa veramente orribile e antiestetica. Poi per Natale, sì, il mio ragazzo mi ha regalato un cofanetto di Benefit, con dentro dei Real, che è il famosissimo mascara di Benefit che costa 23 euro da Sephora, con questo scovolone, che rispetto è uno scovolone, a parte che quando lo metto mi cieco un occhio ogni volta, ma è il fatto che comunque lo scovolino è più lungo del manico, per cui abituata a uno scovolino normale mi cieco, però non mi piace. Mi ha veramente delusa, io sentivo di questo grandissimo mascara, ma alla fine a me non è piaciuto per niente, perché comunque non fa quello che dovrebbe fare, non volumizza, non allunga, non sta tutto il giorno, cioè io lo metto alle 7:30 e questo qua all'1 già non c'è e mi sta tutto qua sotto, per 23 euro. Io voglio che questo mascara faccia quello che dice e non che lo faccia un mascara che costa 3,29 euro. Rendiamoci conto. Poi lo promuovono in tutte le salse, io lo boccio alla grande. Poi l'ho ricomprato più volte perché mi piaceva e mi piace, devo dire, ed è l'Ultra Tech Waterproof Mascara di Kiko. Adesso sta a 3,90 euro, quindi se lo trovate compratelo, fa quello che deve fare e le allunga le ciglia, dura tutto il giorno, non ho bisogno di passarlo 2 o 3 volte e lui lo promuovo. Poi per quanto riguarda gli eyeliner ne ho due, uno in penna e uno con il pennellino, carino, eh? Il colore è bellissimo, l'unica cosa è che io non riesco a mettere l'eyeliner col pennellino perché riesco a fare andare il colore sulle ciglia. Poi comunque questo qua è un eyeliner waterproof, per cui quando va sulle ciglia o mi strucco o rimane il colore sulle ciglia, che non riesco a nascondere, essendo un colore così acceso, con un mascara nero non riesco a nasconderlo, però comunque mi piace perché dura, è un colore molto acceso, molto bello, infatti l'ho comprato che era estate, bellissimo, lo ricomprerei 100 volte con un altro scovolino, dovrò provare a metterlo con il pennellino da eyeliner. Poi grazie alla sorella del mio ex fidanzato ho scoperto che esiste l'eyeliner in penna di Kiko, che è l'Ultimate Pen Longwear Eyeliner. Mi piace lo scovolino, questo qua, sottile, la punta comunque è leggermente flessibile, cosa che a me comunque piace abbastanza perché riesco a fare una linea. Se voglio riesco a farla più grossa,
non lo cioè, sta tutto il giorno là a struccarlo, non ci vuole niente, perché comunque non mi sembra che sia waterproof. È veramente un ottimo prodotto, è il quarto che compro, è il quarto, quindi non secca subito, devo dire, ormai è praticamente da settembre che lo sto usando e ancora è pieno di colore. C'è da dire che comunque non lo sto usando quanto lo usavo prima, che prima stavo tutti i giorni con la riga di eyeliner, qualunque cosa io facessi. Adesso ho deciso di cambiare un po' perché mi sono un pochino stancata di vedermi con questa linea sempre nera sugli occhi, visto che dovrebbe arrivare la primavera, in teoria qua sta diluviando. Diamo un po' di colore, se, e evitiamo un po' di nero. Poi, e lui è fatto. Poi per quanto li riguarda le matite, io ne ho acquistate tante da Kiko, soprattutto quando erano in saldo. Perché ho acquistato una, due, tre, quattro matite e ho quattro pensieri diversi su ognuna di esse. E quando quest'estate, questo settembre mi pare, costavano 1,90 euro. Sono quattro colori diversissimi, perché uno è un viola, un violetto chiaro, però non, su di me non scrive molto, quindi non mi piace granché. Un verde che doveva sostituire un'altra matita di Kiko che non mettevano mai in saldo, che è questa qua, la Glamorous High Pencil, che è la 411, che non ricomprate, questa è la seconda che compro, che mi piace tantissimo perché esalta il colore degli occhi, e poi essendo un finto rosso mi sta da Dio. L'unica pecca di questa matita è che per non farla andare qua sopra devo tamponarla con un ombretto, perché se no io dopo 3 ore mi ritrovo tutto qua verde, cosa non carina. Però comunque devo dire che quest'altro verde, che è il 107, non è niente male. Per essere comunque una matita da 1,90 euro, poi è pieno di brillantini. Però questa, a differenza di quell'altra, non va qua sopra. È meno pigmentata perché sono due verdi completamente diversi, e lo vedrete nel vlog, perché se no qui prendo troppo tempo e non credo neanche che si vedano tutti i colori, perché devo prendere una lampada. Devo prendere la lampada, andrò all'IKEA a prendere la lampada. Poi gli ultimi due sono un grigio, che è il numero 100, che qua sotto scrive tantissimo, mi piace perché naturalmente lo uso quando faccio un bello smoky con l'eyeliner nero, ci metto lui, sta tutto il giorno, non scende, diciamo, avete capito, no? Quando la matita va qua sotto e sembra che vi siete messi a piangere, no, non lo fa. Poi c'è questo azzurrino tipo fata turchina che mi fa schifo, non so perché l'ho comprato, era 1,90 euro, 1,90 euro, sì. Mi fa schifo, non scrive, cioè almeno sulla mano scrive, non lo so se lo vedete, scrive, però sulla palpebra non serve niente, posso stare 3 ore a calcare, ma non, sinceramente non mi piace. Poi vabbè, la solita matita nera, ultime due matite sono queste qua, questa è di Bottega Verde ed è una matita che io metto all'interno dell'occhio, è una matita bianca e devo dire che scrive. L'unica pecca è che comunque mettendo sotto un colore verde, marrone o nero, questa si sporca, quindi sempre a temperare e temperare, questa finirà prestissimo. Poi una delusione di Kiko è questa qua, quella della vecchia collezione, quella che è stata per
tanto tempo in saldo, che come colore e come idea era bellissima, perché se vedete qua c'è il pennellino, quello da eyeliner, che è morbido e fa un'ottima riga. E poi c'è questo colore che ho preso del blu, che come colore è pigmentatissimo, ma non sta, non dura niente. Cioè io per farla durare la devo mettere soltanto come base prima di mettere l'ombrello, dicendo che questa matita alla fine io la uso solo come base, ma non la userei mai più come eyeliner, perché comunque va sempre qua, sempre in questo punto, sempre. Ed è una cosa che non mi piace. Se la metto qua sotto non sembra nero, quindi alla fine non mi piace molto, la uso soltanto appunto nelle occasioni speciali insieme a questo, speciali poi, quando mi va di esagerare, uso insieme a questo qua, perché se no non la utilizzerei mai. L'ho presa in sconto, però comunque sono sempre soldi che ho passato alla nostra amata Kiko. E va bene. Penso di avervi fatto vedere tutto il necessario. E comunque, per quanto riguarda gli swatch e i prezzi, troverete tutto cioè, per quanto riguarda i prodotti con i relativi prezzi, troverete tutto nel box qua sotto. E invece, per quanto riguarda gli swatch, vi rimando al blog, perché avendo una luce tremenda, mi dispiace, ma non riesco a farveli vedere. Quando comprerò la lampadina, non dovrete andare sul blog a vederli. E va bene, vi mando un bacio, al prossimo video.